Una Yamaha MT-09 SP così sportiva non si era mai vista. Il modelliere 2024 ha cambiato filosofia. Pensate, ci sono addirittura dei setting specifici dell'elettronica per l'utilizzo in pista. Ma questo cambio di filosofia l'avrà resa precisina e noiosa oppure ancora una moto divertentissima da guidare? La domanda è lecita e la prova altrettanto. Pronti? Dai che si va! Cambia tanto il look dell'MT-09 rispetto alla precedente generazione, linee spigolose e ancora più muscolari. Il frontale sembra addirittura nascere da un quarto d'ora di passione tra Iron Man e un Transformer. La coda ora invece è su due livelli, ma c'è una cosa che è rimasta costante nelle versioni di MT-09 SP nel corso degli anni. Quello che rimane uguale nel corso degli anni è la livrea Icon Performance, quella che si rifà alla regina in tema di sportività di casa, ovvero la Yamaha R1M con argento, blu e nero che giocano insieme al colore oro per i foderi e il nero della forcella, il nero carbone, perché questo ci spoiler il trattamento DLC per la forcella Kayaba. Tra le novità più interessanti, senza dubbio, le pinze freno ora Brembo Stilema, che fanno coppia con la pompa freno, quella però disponibile anche sulle versioni meno blasonate di MT-09. A livello di hardware non cambia tanto con la precedente generazione per il resto la ciclistica, perché infatti, come vi ho detto prima, forcella Kayaba sterile a 41, completamente regolabile all'anteriore, al posteriore ancora una volta il monoammortizzatore Ohlins, garanzia di incremento di performance e piacere di guida, con anche in questo caso tutte le regolazioni del caso, con addirittura precarico e regolazione idraulica per la compressione con due comandi remoti facilmente da raggiungere, l'estensione è là sotto. Ovviamente il cuore a unire il davanti col dietro, telaio Delta Box in leggerissimo alluminio, una moto molto leggera. Cambiano però le tarature delle sospensioni perché c'è una grande novità, ovvero l'ergonomia. L'obiettivo era quello di garantire maggior feeling nella guida sportiva, quella impegnata, perché la 09 SP si è sempre guidata bene, ma quando si andava veramente a fare le cose sul serio, per gli amanti degli avantreni stabili, ecco, iniziavano i problemi. Invece ora la filosofia cambia, più sportività, abbiamo detto, grazie alla nuova ergonomia. Il manubrio è stato abbassato, le pedane arretrate di 3 cm e rialzate, dunque tutto il peso ora grava sull'avantreno. Non è una rivoluzione, non è diventata una moto scomoda, non è diventata una moto puramente sportiva come potrebbe essere una delle sue rivali, ad esempio la Street Triple 765 RS, ma il cambio è evidente, come ho già avuto modo di raccontarvi in occasione del primo contatto qualche mese fa a Lanzarote. Vi lascio il video qua sopra. A livello ergonomico cambia anche la situazione qui dietro al passeggero, infatti la sella, che era una volta monopezzo, un po' scivolosa se vogliamo parlare il passeggero, ora è divisa su due livelli, un po' più piatta, un po' più ospitale. Il punto critico, oltre a l'assenza di maniglie, diciamo di serie, sono presenti come optional, rimangono le pedane, che sono un po' altine. Se chi siede dietro ha una buona mobilità articolare, nessun problema. Se invece è un po' tipo me, che è un paletto di legno, dopo un po' di ore potrebbe risultare un po' scomoda, però diciamo che questa moto qui non è fatta per fare il giro del mondo in coppia e dunque ci può stare, un peccatuccio veniale. Anche se il passeggero l'abbiamo lasciato volendo giustamente a casa, però c'è comunque un problema. Quando guidate col piede in punta, la distanza tra il supporto della pedana passeggero e il vostro tallone è abbastanza contenuta, quindi se avete un bel piedone, un 44, un 45 e giù di lì, e vi piace guidare col piede bello in punta, potreste trovare un po' di fastidio qua dietro.
Il punto di forza dell'MT-09SP 2024 è ancora una volta il suo celebre motore CP3, il 3 cilindri da 890 cm3 che eroga una potenza di 119 cavalli a 10.000 giri al minuto e una coppia di 93 Nm a 7.000 giri al minuto. Numeri che si traducono in soldoni, in accelerazioni brucianti e una spinta costante su tutto l'arco del contagiri. Prestazioni che però vengono rese gestibili e personalizzabili come forse nessuna neanche dall'interno del suo segmento e come poche anche al piano di sopra, perché qui con l'ultima generazione l'MT-09 ha fatto davvero un importante passo in avanti. Proprio qui arrivano le ultime differenze sostanziali rispetto al modello standard, ovvero la possibilità di regolare l'azione del freno motore su due livelli e quattro riding mode totalmente personalizzabili per l'uso in pista. Così facendo è possibile anche disinserire l'ABS sull'asse posteriore. Un MT-09SP più sportiva, sì, sicuramente da godersi su una strada da pieghe come questa, perché no, anche in pista, abbiamo visto con i setting specifici, ma rimane una moto secondo me estremamente versatile per la sua posizione di guida che è più caricata ma non estrema, e anche perché col tempo è riuscita a smussare alcuni spigoli del suo carattere, come ad esempio l'erogazione o il poco angolo di sterzata, che con l'ultima versione è migliorato notevolmente. Dunque diventa una moto piacevole da usare anche in città, perché la frizione è leggera e prevedibile allo stacco, l'erogazione è sempre bella lineare e il quick shifter mette e toglie marce con una precisione senza eguali, davvero uno dei migliori della sua categoria. Nell'uso cittadino ho avuto modo di giocare un po' col freno motore e vi dirò, rispetto al livello 1 ho preferito il freno motore sul livello 2, quello un po' meno invasivo, rende la marcia un po' più fluida e va a ridurre ancor di più l'effetto on-off che si può avere specialmente nei riding mode più sportivi. Dunque un'erogazione più lineare e negli apri-chiudi si ha meno sballottolamento. Quando invece si è tra le curve, beh, allora preferisco l'uno perché aiuta a tenere la moto un po' più frenata, il freno motore diventa un utile strumento di guida, si usano meno i freni, si scala la marcia e l'MT-09 diventa davvero una bella arma letale. Ed è proprio così, perché tenendo fermi alcuni punti salienti di questa moto, ovvero il carattere del motore, davvero molto elastico ma anche rabbioso, con un sound che secondo me è uno dei migliori da sentire anche senza scarico aftermarket, con questa erogazione davvero molto corposa e pulita, con l'agilità, una moto che nel misto è sempre stata una brutta gatta da pelare per anche rivali che poi nella guida sportiva pura si comportavano meglio, grazie anche al peso contenutissimo. Ora, quando c'è da fare sul serio su un percorso che magari prevede non solo dei destra e sinistra veloci, ma anche dei bei curvoni da affrontare magari entrando belli sostenuti, con la velocità ora ti permette di fidarti di più del davanti. Mi è piaciuta la taratura delle sospensioni, anche se per il mio peso ho dovuto adattare un attimino il posteriore, ho dato un po' di precarico, operazione facilissima grazie al comando remoto, facendo lavorare un po' la moto un po' più piatta. Davanti io avrei addirittura ammorbidito un po' la taratura del freno per permettere di inserirsi con un po' più di naturalezza, se vogliamo. Un piccolo accenno sulle gomme che mi sono piaciute molto, queste S23 le rendono davvero giustizia, perché rispetto anche alla versione precedente di pneumatico, le S22 garantiscono un po' di feeling in più quando si è al massimo angolo di piega. Dunque la accoppiata maggior sportività e miglior carattere proprio in queste curvone e migliore tenuta della gomma fa sì che il quadro sia davvero molto molto bello da provare su strada. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo, e poi chiudiamo sull'aspetto dinamico della guida disinvolta, è che l'impianto frenante, ora tutto Brembo, all'anteriore garantisce davvero tantissima potenza e sempre ottima modulabilità. Al posteriore l'impianto non è cambiato, ma mi piaceva prima e mi piace ancora adesso.
Ovviamente MT-09 si può utilizzare non solo tra le curve ma anche nel quotidiano, come abbiamo detto, e magari per raggiungere il nostro luogo di lavoro o per magari raggiungere proprio una strada da pieghe come questa, c'è da fare dell'autostrada. Autostrada che ovviamente, essendo una naked, non è il suo habitat ideale, protezione all'aria praticamente inesistente. Se vogliamo, col busto caricato un po' più in avanti si riesce a fare meno effetto vela, e questo fa sì che la moto sia anche un po' più stabile, e la trovo anche più stabile rispetto all'MT-09 normale, che vi avevo detto a Lanzarote non mi aveva fatto impazzire per questo suo avantreno un po' ballerino quando le velocità si facevano dai 130-140 in su, e invece lei l'ho trovata un pochino più piantata, forse anche perché appunto avendo avuto il tempo di lavorare un po' con l'assetto eccetera, l'ho più bilanciata sulle mie esigenze. Comodo il cruise control, regime autostradale a 130 km all'ora, la classica velocità codice, è al di sotto dei 6.000 giri. Perché è importante questo valore? Perché è sopra i 6.000 giri, 6.500 più o meno, che le vibrazioni tipiche, se vogliamo, del tre cilindri iniziano a farsi sentire, ma non sono mai troppo invasive, troppo fastidiose, si possono sopportare anche quando magari siamo nella guida impegnata che abbiamo già affrontato. Può capitare che tra una curva e un'altra magari tengo il motore un po' più su di giri e sento qualche vibrazione sulle mani e sulle pedane, ma non danno mai fastidio, non ho mai avuto la mano intorpidita con il formicolio, dunque alla fine non è un problema, diciamo, trascendentale, è un leggero fastidio. E ora, per tirare le fila, tre cose che mi sono piaciute. Senz'altro il nuovo carattere sportivo e la sua maggior efficacia rispetto ai modelli passati, il motore che via via di generazione in generazione diventa sempre più preciso e puntuale, ma sempre molto coinvolgente, e un plauso a Yamaha perché riesce a far suonare un motore in maniera divina nonostante l'Euro 5 Plus. E poi, per finire, per rispondere anche alla domanda iniziale, se vogliamo, il fattore divertimento: è una moto ancora divertentissima se siete un po' degli sciamannati, insomma, quelli a cui piacciono fare quelle cose che non si dovrebbero fare su strada, però si fa. Il prezzo: 13.099 euro, un grosso upgrade, sono 2.000 euro di differenza, ma secondo me giustificatissimi rispetto all'MT-09 standard, che sì, ha fatto dei miglioramenti, ma rimane comunque dal punto di vista ciclistico un po' sotto rispetto a questa qua. Dunque, se avete la possibilità di spendere un po' di più, scegliete lei, che non ve ne repentirete. E ora però tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate dell'MT-09 nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video, seguiteci sui nostri canali social e ovviamente sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!